finisce tra le braccia di Skorupski. Poteva essere un'ottima occasione, ma qui il Bologna è stato attentissimo, se non sbaglio, con El Zuzzi, che è andato in scivolata sulla Sharawi, che si apprestava a entrare nell'area di rigore della Bologna per calciare da una posizione più che interessante, ma ha recuperato Dybala, attacca ancora la Roma, pallone in mezzo, El Sharawi sbaglia tutto, pallone altissimo sulla traversa da ottima posizione. Bologna che attacca con Zirkzee, che tiene questo pallone, lo manda sulla sinistra, Salamekers, la sovrapposizione di Calafiori, che alza il pallone, il cross e la rovesciata in rete! Ha segnato il Bologna, grandissimo il gol di El Azzouzi, ancora una volta contro la Lazio e contro la Roma. Sì. È davvero, Daniele, evidentemente porta fortuna a questo giocatore lo stadio olimpico, davvero un gol meraviglioso con palla persa questa volta dalla Roma in fase di uscita, subito ne ha approfittato il Bologna, è sceso sulla fascia sinistra e fra l'altro adesso succede davvero il patatrac. Non riusciamo a capire per quale motivo, e comunque finendo ancora una volta l'inserimento di Calafiori, che fa il cross perfetto, ma che gol ha fatto, che gol ha fatto, una mezza rovesciata perfetta, bassa il palo, la palla si infila dentro, grandissimo gol. Sì, secondo me che cosa stanno contestando i tifosi della Roma a El Azzouzi di essere andato a esultare sotto vicino la alla curva sud, questa è un po' la mia impressione, quindi un attimo di nervosismo, ma un gol veramente prezioso, il secondo gol in Serie A di questo ragazzo olandese, origini e naturalizzazione marocchina, ma grande Bologna anche qui con Zirkzee che dà il pallone fuori, prima Salamekers, poi sovrapposizione di Calafiori e il cross anche di Calafiori ad anticipare, si coordina, ecco, forse se dobbiamo trovare il gol è meraviglioso, difetto però troppo spazio. Sì, troppo spazio, girata. E fra l'altro vedi è Pellegrini che non va a chiudere col colpo di testa, ma molto probabilmente non si aspettava neanche lui questo tipo di giocata, ma da notare, Daniele, come hanno recuperato palla ed erano in sette che attaccavano l'area di rigore con movimenti perfetti sia sugli esterni sia con gli inserimenti dei centrali. Davvero, quando il Bologna gioca così è bello da vedere. Chiaro, c'è stata una grande occasione dall'altra parte fallita da Sharawi, e qui c'è stato un capolavoro di Azzurri con un gol veramente fantastico. E sempre sotto alla curva sud, e sempre nel primo sempre tempo, era successo anche con la Lazio, quello era un gol un po' particolare, ci fu una lunga sospensione, posizione di fuorigioco o meno, poi il gol fu convalidato, gol di El Azzurri, in quel caso era il pareggio. Poi il Bologna nel secondo tempo aveva trovato il gol della vittoria contro la Lazio con Zirkzee, poi Lukumi che sbaglia e allora Roma è in area di rigore, un dribbling, la conclusione larga di poco, altra occasione sprecata da Paredes, in questo caso dribbling vincente, buona l'idea, però poi sbaglia tutto sulla battuta, aveva mandato a vuoto un giocatore della Bologna che era andato in scivolata, Paredes poi sbaglia con il sinistro, non trova la porta, traversa intanto con Salamekers e il pallone poi che termina fuori con la barriera della Roma scavalcata, traversa piena con Svilar che mi è sembrato anche in ritardo. Sì. Qui anche un po' di fortuna per la Roma. Zirkzee qui, posizione quasi da trequartista, gira su se stesso per mandare a vuoto Paredes, Lukumi è rimasto in attacco, Ebischer e poi Salamekers per un uno contro uno, perché poi questo vuole il Bologna, magari cercare l'uno contro uno sulla fascia, Salamekers invece va in mezzo, Zirkzee, conclusione e il pallone che resta sulla linea e poi viene allontanato, ma è rete! Indica l'orologio l'arbitro Maresca con Line Technology, evidentemente il pallone ha oltrepassato la linea di porta prima di essere scaraventato via da un giocatore della Roma, il raddoppio del Bologna, gol da segnare a Zirkzee in un'azione piuttosto confusa, magari da rivedere, raddoppia però il Bologna, Roma 0, Bologna 2, proprio al 45esimo con due minuti di recupero. Sì, questo è un gol, Daniele, che fa molto male quando arriva agli ultimi secondi così del primo tempo, davvero un'azione ancora una volta di grandissima qualità dalla parte sinistra, grandi scambi tra Salamekers e appunto
Zirkzee, l'inserimento per via centrale di Elzuzzi che con il petto fa un grande assist per Zirkzee, poi la palla molto probabilmente è entrata perché l'arbitro ha segnalato, però davvero un'altra bellissima azione di questa squadra che quando gioca veramente questo calcio è bellissimo a vedersi. Sì, la palla è entrata. Sì, non riesce a tenerla. Comunque ottimo intervento da parte di Svilar, però una conclusione potente con il sinistro di Zirkzee. Si diceva è da tanto che non segna. Ecco, appunto, è tornato al gol l'olandese, non trovava la rete. La sfida di Bergamo con l'Atalanta un mese e mezzo fa, calcio d'angolo con il pallone che si impenna pericolosamente nell'area di rigore del Bologna, arriva la conclusione davanti alla porta, si salva il Bologna, pallonata sul viso di Posch che però ha salvato la porta di Skorupski, fuori causa, gioco fermo perché la pallonata è stata veramente violentissima di El Shaarawy e Posch distinto con la testa va a salvare Skorupski che lì non sarebbe mai arrivato, va alla conclusione dalla distanza, Paredes, risponde Skorupski, pallone respinto con il sinistro di Bala, pallone a spiovere allontanato da Calafiori, sempre Roma però in attacco dall'altra parte sulla destra con Pellegrini, altro cross morbido, colpo di testa Asmon, due volte rete, il 2-1. Risponde due volte Skorupski, Masmoun alla terza volta mette il pallone in rete, riapre la partita per la Roma, Roma 1 Bologna 2, decimo minuto, ha segnato Asmoun, 2-1 per la squadra di Thiago Motta su la Roma che però è un'altra squadra come piglio, come atteggiamento, come energia e voglia nel secondo tempo. Il Bologna sta soffrendo però poi quando ritrova il possesso palla come in questo momento il contropiede Salame Kersi, il pallonetto su Svilar, la rete, gol del Bologna, Salame Kers per il 3-1, scavalca i tabelloni pubblicitari, va a prendersi l'abbraccio dei 3.000 arrivati da Bologna, Roma 1 Bologna 3, gran contropiede, ho aspettato qualche istante per capire se la posizione di Salame Kers era regolare o meno, l'arbitro, anzi il secondo assistente dell'arbitro Maresca ha lasciato la bandierina abbassata, certamente ci sarà un controllo VAR, ma intanto c'è l'esultanza incontenibile dei tifosi della Bologna, dei giocatori della squadra di Thiago Motta, Roma 1 Bologna 3, siamo arrivati al 20esimo. Allora il pallone al centro del campo, Roma 1 Bologna 3, in attesa però di verifica sulla posizione di Salame Kers al momento del lancio di Zirkzee, verifica che credo che sia stata già effettuata, cioè l'arbitro Maresca è stato prima circondato, gol valido, 3-1 del Bologna, gran colpo sotto di Alexis Salame Kers e ancora due gol di vantaggio per la squadra di Thiago Motta che ha colpito micidiale in contropiede, palo di Bala, ancora un altro cross con il sinistro in anticipo Posch su Cristante, poi Zirkzee dopo il tocco all'indietro per Ndoye, si sviluppa la manovra della Bologna, dribbling da parte di Calafiori che lascia lì Pellegrini, Calafiori 30 metri, palla al piede, poi il tocco per Salame Kers, la tocco dell'area di rigore, può puntare Karsdorp, dribbling contro dribbling, poi conclusione, calcio d'angolo per il Bologna, Salame Kers, che partita, che partita davvero Daniele, meraviglioso, questo giocatore ha una tecnica spesso finta, no, il tiro e poi rientra con questo dribbling stretto, usa entrambi i piedi, il gol è stata una perla perché lì davvero poteva servire Ndoye che era tutto libero, ha scelto la cosa più difficile, però veramente delizioso il pallonetto. E il Bologna ancora una volta dimostra, soprattutto quando si distende in avanti così, di essere micidiale. Va adesso ancora a sinistra la squadra di De Rossi a cercare Spinazzola, sempre lui prova a rientrare, una finta con il destro sul secondo palo fuori misura, proprio Show Costa, poi Asmoun, Skorupski, il pallone resta lì, Pellegrini alto, girata, ha avuto la possibilità per rientrare in partita Pellegrini, gran conclusione, gran girata, potente ma troppo alta, mentre il Bologna realizza il 4-1 in contropiede, c'è fuori gioco, Castro era già andato in ginocchio verso il settore ospiti, posizione di fuori gioco,
ma non il fuorigioco di Castro, ma del, esatto, del giocatore che ha servito l'assist in profondità all'attaccante del Bologna. Si resta sul 3-1 per la squadra di Thiago Motta. Baldanzi che lotta con Christiansen, tocca il pallone all'indietro, qui si va a sviluppare una occasione interessante in contropiede per il Bologna da Salamekers, ancora per Christiansen, largo il numero 15, tiene il pallone, la panchina dice a Christiansen di portare il pallone verso la bandierina, non c'è più tempo però, sarebbe inutile, finisce qui con il Bologna che sbanca ancora l'Olimpico, batte la Roma per 3-1